parti. E diciamo anche qua c'è stato un po' di leggenda, perché si pensava che la cornicione al violato era stato fatto passare, che il cornicione al violato fosse di per sé un sinonimo di buona limitazione del mal, invece è semplicemente una tecnica di stesura. La tecnica di stesura della pizza a canotto è l'ammaccamento e il dispiegamento del disco. La tecnica di stesura invece della pizza napoletana, i pizzaioli lo chiamano lo schiaffo, quando vedete che fanno questo movimento, ok? Quindi questo è lo schiaffo, cioè dallo schiaffo e la stende. Quindi diciamo, niente di, insomma, ci sta in questo momento in campagna che sta a Spralotta, avete capito che il nostro buon Antonino sta dalla parte della tradizione, però a viva Dio tutto fa parlare, no? E quindi questo è l'importante. Adesso, quindi, proprio parlando di pizza, abbiamo e Rosana, abbiamo una doppia coppia, Luciana Squadrini e Tania Mali, che le ho presentate prima, che sono le autrici della buona pizza, e poi avremo Filippo De Mario e Luca Cioppi, che sono invece docenti dell'alberghiero di Sorrento, e quindi chiuderemo, diciamo, questa conversazione ascoltando...